organizza spesso su un tema così importante, così centrale della storia della nostra Repubblica, vorrei dire un'iniziativa alta che riconcilia molti di noi, riconcilia i cittadini che sono qui presenti con la politica, con un tempo in cui la politica è messa a ragione sotto processo, vorrei dire, per le insufficienze, per la inadeguatezza di dare risposte alle domande collettive, alle domande individuali delle persone. La politica dovrebbe essere questo, riflessione, analisi anche in termini storici, di costruzione storica, per prospettare soluzioni nell'avvenire, nel divenire del nostro tempo. Ora, discutere del delitto Moro significa parlare di uno degli eventi che ha segnato in modo drammatico la storia della nostra Repubblica. Una vicenda tutto sommato spartiacque, che probabilmente trova la vicenda repubblicana soltanto un'analogia col 1992, con la crisi della prima repubblica, la crisi del sistema dei partiti, della politica democraticamente organizzata con i partiti. E vorrei dire, approfittando della presenza dell'onorevole Madaudo, che il presidente Saragat, il giorno della morte di Moro, disse: qui muore la prima repubblica. Quell'evento, l'omicidio di Aldo Moro, in qualche misura anticipa la crisi della Repubblica dei Partiti. Qui è morta la prima Repubblica, disse in via Caetani Giuseppe Saragat. Certamente uno dei più gravi delitti della storia dell'Italia unita. Qualche riscontro si può trovare al delitto Matteotti, che segna la trasformazione del fascismo in regime nel 24. E per quanto riguarda la nostra Sicilia, il delitto Notarbartolo, allorquando, alzando il tiro in modo drammatico, la mafia si propone come protagonista della vita pubblica, purtroppo, nella nostra regione. E certamente, per rimanere in Sicilia, con gli delitti Falcone e Borsellino, che annunciano anche lì l'avvento di Tangentopoli e del deflagrare della prima repubblica. Ora, sul delitto Moro ci è stato ricordato, c'è una vasta letteratura storiografica, ma anche di divulgazione pubblicistica, e ci sono tante relazioni parlamentari all'epoca di maggioranza e di minoranza, tra cui in modo significativo mi piace citare quella di Sciascia, a nome del gruppo radicale. Bene, in tutta questa ampia ricostruzione, sia scientifica, sia accademica, sia di mera divulgazione, due sono le tesi, è stato ricordato, che si confrontano in modo fondamentale. Una prima tesi che vede il delitto Moro come espressione di un'iniziativa autonoma da parte delle Brigate Rosse, l'attacco al cuore dello Stato. Le Brigate Rosse, che sono, diciamo, dal punto di vista politico-ideologico espressione, stanno dentro purtroppo la vicenda del comunismo a livello internazionale, sono espressione della teoria della conquista del potere leninista. Il terrorismo è espressione di un modello leninista di conquista violenta del potere, come, diciamo, un momento che dovrebbe poi condurre alla rivoluzione proletaria, allora X. E le Brigate Rosse sono perfettamente in linea, coerenti con questo disegno ideologico. Esprimono, anche in termini di organizzazione di massa, del consenso strisciante che esisteva nelle fabbriche al tempo, l'idea che il Partito Comunista avesse tradito la prospettiva rivoluzionaria e che bisognava creare un nuovo soggetto in grado di portare al potere in modo violento le masse proletarie, le masse popolari del nostro paese. Le BR come, diciamo, prosecuzione, veniva ricordato, dell'esperienza resistenziale, l'esistenza come rivoluzione tradita, è espressione via di continuità organizzativa con i GAP, i gruppi di azione partigiana, che avevano Gian Giacomo Feltrinelli, che morì nel traliccio a Segrate, nel tentativo, sembrerebbe così, di porre una bomba lì nel traliccio, e quindi, diciamo, i GAP come antesignani, no? Sembrerebbe quella molto controversa, come espressione, diciamo, di linea di continuità che ha dalla resistenza marxista-leninista, il filone rosso, diciamo quello maggioritario, quello più significativo dal punto di vista organizzativo, sino ai settori secchiani, Pietro Secchia, l'organizzatore del Partito Comunista, i GAP, Feltrinelli, e quindi le prime Brigate Rosse di Curcio, di Renato Curcio e di Maracanã. Rosse, come disse in modo ammirato all'indomani del rapimento Moro Piperno, Franco Piperno,
esponente di autonomia operaia, la esprime una geometrica potenza, lo scrisse sulla rivista Metropolis, dando, diciamo, il senso di un'ammirazione da parte di questo movimento di autonomia operaia, che aveva il Toninelli per il teorico, nei confronti, diciamo, della capacità rivoluzionaria, del gesto rivoluzionario anche simbolico delle Brigate Rosse. E questa, diciamo, certamente una tesi, la tesi dell'autonomia, del mancato condizionamento all'esterno delle Brigate Rosse. L'altra tesi è quella, diciamo, più controversa, oggetto di discussioni, confronto, anche aspro, e cioè delle interferenze che ci furono in quella vicenda da parte di entità nazionali e internazionali. Un primo filone è quello atlantico. Già nel 73, quando Moro cominciava a dialogare con Berlinguer, ricordiamo che la strategia del compromesso storico viene lanciata da Berlinguer all'indomani del golpe cileno, del golpe violento militare di Pinochet, sostenuto dal progetto Condor di Kissinger degli Stati Uniti, contro il governo socialista di sinistra del presente Allende. Berlinguer ragiona che col 51% non si può governare il paese. È necessario un consenso più ampio, un'alleanza più ampia di grandi partiti popolari, del Partito Comunista, della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, delle forze laiche, per trovare un intesto di temi di fondo. Ricordiamo che in quell'anno c'è una crisi drammatica a livello internazionale. La guerra del Kippur produce una crisi sulle forniture petrolifere e lo shock inflazionistico che si genera, la crisi del keynesismo, 2 anni prima Nixon aveva posto fine al gold standard, la crisi economica internazionale incombe in modo pesante sul nostro paese, che comincia a produrre debito pubblico con un governo paradossalmente di centrodestra, quello Andreotti Malamuti. Ed è in questo quadro che matura l'idea dell'incontro delle grandi forze popolari del paese. Ed è in questo quadro che, in una visita agli Stati Uniti di Moro, Kissinger apertamente minaccia. Intanto esprime giudizi assai pesanti, non comprendo questo levantino, e sul bizantinismo lo stesso onorevole Cardinale ci ha ricordato alcuni tratti, diciamo così, eccessivamente filosofici del periodale del ragionamento moroteo, ma soprattutto è messo, diciamo, sotto accusa questo progetto di compromesso storico da parte di Kissinger. E la presenza di alcuni consulenti atlantici della NATO americani nel gruppo, diciamo, di lavoro dei giorni del sequestro, in qualche misura avvalora questa ipotesi. Nel 75 c'era stato quel rapporto della Trilatera, rapporto sulla crisi della democrazia, un rapporto che guardava avanti, che arriva sino ai giorni nostri. La democrazia come strumento insufficiente per governare le moderne società, l'esigenza di governi tecnocratici, i tecnici, gli uomini delle banche, i manager, gli uomini della finanza, quello che, diciamo, accade ai giorni nostri con la privatizzazione della politica. La Trilatera, ovviamente, sappiamo tutti che è un gruppo, diciamo, di un centro di riflessione formato da grandi uomini del business internazionale o della finanza internazionale, che periodicamente si riunisce per discutere delle strategie a livello internazionale. Si dice che sia uno dei centri della sinarchia mondiale insieme a Bilderberg, e non è un caso che anche questo rapporto mette in questione, ad esempio, l'Italia, i paesi mediterranei, rispetto alle prospettive politiche del tempo. Insomma, che cos'è del mirino in questa vicenda? Secondo le teorie complottiste, il compromesso storico. La terza fase morotea. Moro aveva, diciamo, teorizzato 3 fasi della politica italiana nel dopoguerra. La prima, quella centrista, quella della guerra fredda, della contrapposizione aspra tra i blocchi. La seconda era quella dell'apertura ai socialisti. In una fase in cui, anche qui l'onorevole Madaudo ricorderà, in prima persona, che maturavano le condizioni con la unificazione socialista e con Saragat per la presenza della Repubblica, per creare una grande forza socialista in Italia, che prendesse il posto del Partito Comunista, del Movimento Operaio, e che diventasse, diciamo, strumento dialettico di alternanza al governo. Un progetto che fallì poi nel 69, durò solo 3 anni l'unificazione, un progetto che andò male, anche se sponsorizzato da Kennedy, dagli americani. La terza fase è appunto quella dell'apertura al Partito Comunista per una sua europeizzazione, cioè l'idea di Moro era di fare del PC per la forza socialdemocratica in Italia, trasformarlo, di renderlo, come dire, occidentale,
attraverso un processo lungo, un passaggio diciamo di consociazione politica, compromesso storico appunto, e poi l'alternativa fisiologica, come avveniva, come avviene diciamo in Europa normalmente. E su questo progetto, diciamolo pure, non soltanto gli americani avevano una posizione negativa, ma anche l'Unione Sovietica, perché in quel modo sfuggiva al controllo del blocco comunista il più grande partito comunista dell'Occidente, che Berlinguer voleva trasformare in un partito, diciamo, occidentale. Ricordiamo che in quegli anni c'è uno strano incidente a Sofia, in Bulgaria, a Berlinguer, dove la macchina subisce uno strano incidente, mai chiarito, perché ovviamente siamo oltre Cortina. E Berlinguer vorrebbe, diciamo, costruire una prospettiva di eurocomunismo con Santiago Carrillo e con Marcel, anche se con grandi difficoltà ideologiche, soprattutto con i comunisti francesi, legati, diciamo, a una sorta di dottrina, di dogma ideologico ancora connesso al marxismo-leninismo. Quindi non soltanto, diciamo, si possono prefigurare interferenze atlantiche, ma anche interferenze sovietiche, in modo particolare attraverso i servizi segreti cecoslovacchi, questo ci dicono alcune relazioni parlamentari, alcune ricostruzioni, in modo particolare assai utile, credo, sia quella che veniva ricordata di Famigni, compendiata in un bel libro che si legge come un romanzo, La tela del ragno. La vicenda d'amore è come una tela del ragno, difficile dipanarla, difficile comprendere, difficile sbrogliarla per le implicazioni estremamente complesse che essa. E poi abbiamo le vicende nazionali, le entità nazionali, la P2, tutti i partecipanti al gruppo di lavoro costituito presso il Ministero degli Interni, servizi segreti, comandi dei carabinieri e così via, erano affiliati alla organizzazione di Giugno, che era a sua volta emanazione dell'atlantismo militante, quindi di una visione negativa nei confronti dell'avvento al governo delle sinistre. E ancora Gladio, vi ricordate Anello, questa organizzazione che avrebbe fatto capo ad Andreotti, i servizi segreti paralleli. Insomma, tutto un coacervo di questioni che poi trovano in modo emblematico nell'annuncio preventivo di Radio Città Futura, quella diretta al figlio del regista Rossellini, Lorenzo Rossellini, in qualche misura un riscontro. Come faceva a sapere l'emittente di Autonomia Operaia qualche ora prima che sarebbe stato rapito Moro? Moro, che viene rapito, va detto, perché non ha un'auto blindata, nonostante fosse da mesi che la richiedesse. Il primo obiettivo, l'obiettivo mondiale era Andreotti, visto come il simbolo dell'eterno potere democristiano, simbolo del rapporto con il Vaticano da parte della Democrazia Cristiana dello Stato italiano. Quindi Moro diventa l'obiettivo secondario nella prospettiva dei brigadisti intesi in termini di autonomia, non inquinante. Lo diventa in seconda battuta, o se sarà, diciamo, provato dagli scontri della relazione. Su questo va detto correttamente che Giovanni Pellegrino, che è stato presidente della commissione stragi, afferma: ci sono tanti indizi, ma nessuna prova ci induce a ritenere che sul caso Moro ci siano state interferenze esterne, nazionali e internazionali. E però, come dire, il contesto che Sciascia descrive nel suo Affair Moro non ci può far escludere queste ipotesi, questa vista. Probabilmente c'erano due correnti di pensiero dentro le Brigate Rosse. Quella più genuina, quella diciamo legata alla visione appunto rivoluzionaria ideologica, autonoma nell'operazione, e quella in qualche misura inquinata da entità esterne. Ma il mio compito questa sera, su invito di Giovanni Razzi, era quello di parlare del ruolo dei socialisti, che fu un ruolo importante, significativo, che viene spesso ricordato. E Craxi contrastò il fronte della fermezza. Perché sul piano politico che è successo? Cosa si verificò? Si verificò che il paese si spaccò. Da una parte il fronte della fermezza, il partito della Democrazia Cristiana e il partito comunista, cioè i protagonisti di quel compromesso storico che Moro voleva realizzare. Paradossalmente il compromesso storico ha un effetto di ritorsione nei confronti del suo grande organizzatore politico. E certo poi l'onorevole Lamalfa, rappresentante del grande capitalismo del nord, organizzato attorno a Mediobanca. La Malfa disse il giorno del rapimento: ci vuole la pena di morte, per ribadire da subito che nessuna trattativa si poteva fare
con le Brigate Rosse, e poi il giornale partito La Repubblica di Eugenio Scalza, che era corifeo di una visione profondamente negativa nei confronti della prospettiva di una trattativa. Dall'altra parte Craxi, socialisti, Pannella, con una visione umanitaria attorno alla possibilità di salvare la vita di Aldo Moro, e Fanfani. Il Papa giocò anche in una partita, più avanti ci arriverò, e però in questa rappresentazione io credo che un'affermazione di un giornalista dopo il ritrovamento del COVID di Mia Monte Nevoso, Senzo Betti, giornalista scrittore di Cultura Laica, sulla Stampa, ci dà in qualche misura una rappresentazione efficace. Scrisse Bettiza: bene, Moro è stato in qualche misura il Gramsci dei giorni nostri. Gramsci fatto morire nelle prigioni fasciste perché inviso a Stalin, Moro fatto morire nella prigione del popolo delle Brigate Rosse perché inviso al fronte della fermezza. Quel fronte, ripetiamo, della solidarietà nazionale. Perché Craxi sostiene questa posizione della trattativa umanitaria, che aveva, diciamo, poi come elemento emblematico lo scambio uno a uno? Craxi utilizzò un titolo di una commedia di Shakespeare, Misura per misura, dicendo che per avere indietro Moro lo Stato poteva fare un gesto umanitario di scambiarlo con un terrorista, Paolo Pesuccio, detenuto in carcere ma gravemente ammalato, non macchiatasi di reati di sangue. Craxi compie questo gesto certamente in omaggio a una visione libertaria, umanitaria della politica, ma lo fa anche per la politica Borgo. Egli cerca di impunearsi nel compromesso storico. Il compromesso storico schiacciava le forze minori, rappresentava una sorta di camicia di nesso della politica italiana. Ritiene che il far liberare Moro rappresenterebbe un tentativo di far deflagrare la Democrazia Cristiana, aprire contraddizioni in quel momento. Quindi si muove anche in una prospettiva, diciamolo pure, squisitamente politica, non soltanto connessa con la tradizione libertaria e garantista. E l'iniziativa di Craxi si mette in modo particolare quando? Proprio quando, all'indomani del discorso del Papa agli uomini delle Brigate Rosse, Paolo VI, che era stato molto vicino ad Aldo Moro, lancia un messaggio: liberatelo senza condizioni. Messaggio che nascondeva, diciamo, una comunicazione cifrata alle Brigate Rosse. Da qui nasce l'incipit di Craxi di muoversi con decisione sul versante della trattativa. Incarica signorile di discutere con il settore dell'autonomia operaria, con Franco Pace in modo particolare, per trovare una possibilità di comunicazione con le Brigate Rosse. E installa presso Via del Corso un gruppo di lavoro che, ricordo, era composto dai deputati Giuseppe Di Vagno, Maria Magnani Oia e Rino Formica, e da giuristi eccelsi come Ettore Gallo, Federico Mancini e Giuliano Vassalli. E si muove anche a livello internazionale, contatta Amnesty International, contatta Willy Brandt, presidente della Internazionale Socialista, Kurt Waldheim, segretario generale dell'ONU, cioè mette in moto una rete che è quella della trattativa, del gesto umanitario per liberare il mondo. Di queste vicende dei socialisti ho ritrovato un vecchio opuscolo che ho fatto stampare dal partito nel 1983, del quale desidero leggervi una parte, la relazione di Claudio Martelli a un convegno che organizzammo allora a Roma sul caso Moro, dal titolo proprio Socialisti il caso Moro. Disse Martelli, a commento della tragica fine del presente della Democrazia Cristiana, che in questa vicenda, in cui, ricordo le parole dell'onorevole Gallone, allora ero studente liceale, che espresse fierezza per non avere trattato con le Brigate Rosse. E allora, rispondendo a questa fierezza, disse Martelli: quale ragione c'era di essere fieri e di che cosa? È lo Stato della Repubblica tale che può indurre fierezza? Che l'uomo politico più importante e rappresentativo sia stato rapito, processato e assassinato dopo il massacro della sua scorta lungo un periplo di attentati, delitti, agguati criminali che non risparmiano
nessuno, e del quale non si vede la fine e neppure l'origine può indurre fierezza. Queste le parole di Martelli, che era il più stretto collaboratore di Bettino Craxi, all'indomani della tragedia, dell'omicidio di Moro, a dimostrazione di come in realtà quella fermezza non sia stata poi alla base della sconfitta delle Brigate Rosse. La sconfitta delle Brigate Rosse è una sconfitta politica ed è rappresentata dalla incapacità di aggregare le masse attorno al progetto di una sconfitta politica e ideologica che poi nel 1989 si invererà con il crollo del muro di Berlino, e la sconfitta del comunismo inteso come ideologia violenta di conquista del potere. Quindi da questo punto di vista una vittoria di Craxi in questa prospettiva, anche se una sconfitta per non essere riuscita a portare in porto una trattativa del salvataggio dell'onorevole Moro. Da quella vicenda noi abbiamo avuto, lo ricordavo prima, conseguenze, a mio giudizio, sulle dinamiche della Prima Repubblica. In qualche misura il cadavere di Moro ha aleggiato al 78 come le streghe del Macbeth di Shakespeare, con tutta la politica. Finisce la solidarietà nazionale, si infrange il compromesso storico. Il presidente Leone, da lì a qualche mese, che pure era disponibile a firmare, con la penna pronta, disse, grazie per la Vesus, che è costretta a dimettersi anticipatamente per lo scandalo provocato dal libro della Cederna su presunti, poi dimostrati in sussistenza, attività illegali personali della sua famiglia. E Francesco Cossiga vive un periodo terribile che probabilmente lo attanaglierà per tutto il resto della vita dal punto di vista anche della tenuta nervosa. E da quella vicenda si sviluppa una stagione, quella degli anni Ottanta, la governabilità socialista, Craxi diventa Presidente del Consiglio, si inaugura una fase in cui si pensa che il nostro Paese possa imboccare la strada del riformismo, anche qui il sogno, diciamo, di un Paese normale, con un'alternanza di forze politiche diverse, ma tutte, diciamo, valori democratici. Sino al 1990, in cui si ritrovano di nuovo nel covo di via Monte Nervoso le carte di Moro, ma sono carte integrate. Una manina, una manona, c'è quella polemica tra Andreotti e Craxi. Ora, io credo che lì la dichiarazione di inaffidabilità atlantica nasca in quella circostanza. Si trovano i codici di Gladio, i codici di Stay Behind, cioè i codici segreti della NATO, coloro i quali stavano dietro, dovevano, diciamo, organizzare eventualmente la resistenza antisovietica. Cioè una vicenda, una bega politica locale produce un grave vulnus nei rapporti con l'alleato atlantico. E sono le stesse carte, si va di bene, che spariscono dalla cassaforte del generale Dalla Chiesa a Palermo, la notte stessa in cui egli viene ucciso. E sono le carte di cui parlava Nino Pecorelli sulla rivista OP, Nino Pecorelli affiliato alla loggia P2. Insomma, è un coacervo di questioni che ancora sono presenti all'inizio, non sono state rimosse, non vanno affrontate in serie storiografica, in serie di divulgazione pubblicistica, ma vanno affrontate con il rigore della politica, dell'analisi politologica, pesano ancora sulle vicende attuali del dibattito politico. E quindi io credo che ci sarà una relazione che in qualche misura servirà a disvelare questi misteri, non andrà letta punto di vista, come dire, giudiziario, dal punto di vista legale, del valore legale di quelle vicende, ma dal valore politico, di come questo Paese purtroppo non riesce ad uscire dalle secche, dai pantani, dalla palude in cui a lungo si è trovata a causa del cattivo funzionamento della democrazia. Se posso fare una battuta, tutta politica, ovviamente. Certamente una riforma costituzionale come quella dei giorni nostri, cui poi andremo a discutere sino al referendum di ottobre, presa a maggioranza, non aiuta la costruzione di un sistema democratico efficiente, corretto, basato sul consenso e sulla partecipazione alle grandi scelte, salvo poi l'alternanza, i governi, ma sulle grandi scelte di fondo da parte di tutti i cittadini. E quindi da quelle vicende un insegnamento: la democrazia è arte complessa,
che non si può utilizzare come una clava nei confronti degli avversari politici, perché presto o tardi i fatti si incaricheranno come una nemesi di darle risposte. Vi ringrazio.